L'introduzione del reato di omicidio stradale apre nuovi scenari sul futuro della sicurezza stradale in Italia. Da anni l'Avils, con la sua vicepresidente Rina Panepucci, si batte con altre mamme affinché le pene diventino più aspre. E Rina ha perso il suo Giuseppe e da allora, con altre mamme come lei, lotta affinché le cose possano cambiare. Vorrei dire che il sacrificio di mio figlio e di tanti altri come lui non sarà stato vano. Finalmente chi commetterà questo tipo di reato nel momento in cui il decreto legge 3169, denominato appunto omicidio colposo stradale, verrà istituito nel nostro ordinamento, chi si renderà appunto responsabile di questo tipo di reato verrà finalmente punito come deve essere punito qualcuno che volontariamente decide di interrompere la vita di un'altra persona. Il dolore di Rina, raccontato in un convegno a Palazzetto dei Nobili, negli anni si è trasformato però in amore per i bambini meno fortunati dell'Etiopia. Abbiamo creato una seconda associazione, la mia si chiama Giuseppe e l'Arcobaleno nei suoi sogni, stiamo realizzando dei progetti di sviluppo in Etiopia. Noi ci stiamo occupando della parte riguardante l'educazione dei ragazzi, quindi la parte educativa e ludica, e la mia cara amica Elisabetta Cipollone, che è la mamma di Andrea De Nando, che mi ha fatto conoscere il volontariato internazionale per lo sviluppo, invece si sta occupando dell'approvvigionamento idrico, perché l'acqua in quei paesi è il bene primario, quindi è quello senza il quale la vita non potrebbe avere alcun tipo di sviluppo. I comportamenti disattenti al volante purtroppo sono ancora troppo diffusi. Nell'Aquilano in particolare incide molto l'alta velocità, come ci conferma la Polizia Municipale del capoluogo di regione. Vi sono diverse tipologie di comportamenti che violano il codice della strada e sono elementi di distrazione e pericolo anche per la sicurezza stradale, quali la guida con il telefonino, la velocità. Per esempio nel territorio aquilano abbiamo molte problematiche correlate alla velocità e quindi al non rispetto dei limiti, che sono spesso cause di incidenti stradali. Altre tipologie sono una disattenzione e quindi inosservanza della segnaletica stradale. Anche in questo caso abbiamo trovato un riscontro sul territorio aquilano di incidenti causati proprio da questa tipologia di comportamento, da questa distrazione, inosservanza, insomma, della segnaletica.